Siamo davanti alla Real Casina Cinese di Palermo. La Casina Cinese rappresenta un connubio felicissimo fra schemi classici e orientalismi letti in chiave europea. I richiami alla cultura cinese sono ben evidenti, non soltanto all'esterno perché si vede appunto il portico coperto da una terrazza con il bordo a pagoda, si vede in alto una sala coperta con un tetto a pagoda. Dal punto di vista pittorico c'è la maggiore risonanza rispetto ai repertori che possono essere considerati cinesi. Nelle scene di vita quotidiana e di lavoro quotidiano che si ritrovano dipinte senza soluzione di continuità nella stanza da pranzo, quella con la macchina del tavolo a movimento, che girano appunto tutto intorno alle pareti e quindi sembra di stare al centro di un paesaggio economico e di lavoro con personaggi che coltivano il riso, che lo raccolgono, eccetera, e l'altro invece nella sala delle udienze, la sala più aulica dell'intera palazzina, quella più grande, con un'altezza considerevole, tutta decorata, che nel soffitto presenta invece una serie di cortei, di cortigiani bardati con il vestito della festa. Sia all'interno che all'esterno, inoltre, sono visibili degli ideogrammi cinesi all'esterno e all'interno, sia cinesi che arabi, che però hanno soltanto carattere decorativo e non rappresentano delle frasi o dei motti. La Casina Cinese rientra in quelle categorie di architettura che vengono chiamate foli. Le foli nascono nei grandi parchi, nei giardini e rappresentano le architetture ludiche all'interno di una attività dilettevole, qual è quella appunto che si svolge nei parchi. Questa, come altre due in Europa, è l'unica ad essere anche un'architettura abitativa. È stata acquistata dal re Borbone Ferdinando III e da Maria Carolina, la moglie, per risiedere qua nel momento in cui vanno via da Napoli dopo la Rivoluzione francese. È il 1799 e soprattutto Ferdinando ne fa la sua dimora preferita anche a sfavore del Palazzo Reale, dove tuttavia fanno realizzare una sala dipinta alla cinese con personaggi cinesi. È importante conservare questo edificio e i luoghi su cui anche risiede, non soltanto perché è una memoria importante sia di un momento storico, perché appunto è l'unico periodo in cui la Casa Borbonica risiede in Sicilia, ma anche perché rappresenta una realizzazione unica con criteri armonici ed euritmici di età neoclassica, perseguiti con tenacia da Giuseppe Venanzio Marvuglia, nella unione di questi repertori cinesi.